Che cosa vi conduce qui, figliuolo? Sono venuto per imparare. Dalla fine della guerra cerco qualcosa che non so, qualcosa che non riesco a descrivere con parole. Mi hanno detto che in voi potrei trovare una guida. Dio è la sola guida. Ma forse se noi parliamo, mi indicherà la via per aiutarvi. Per i miei amici sono un fannullone che teme le responsabilità. Neanche a quelli che amo riesco a spiegare che cosa cerco. Il fatto stesso che siete venuti da così lontano in cerca della verità prova che non temete le responsabilità. L'ammettere che avete da imparare è già in se stesso coraggioso. Ho studiato, ho viaggiato, ho letto tutto quello che mi è capitato, ma nulla riesce a soddisfarmi. Come tutti gli altri desidero riuscire nella vita, a migliorare, ma non secondo l'idea che oggi il mondo in genere ha del successo. Non ho più alcuna fiducia nei valori generalmente accettati. Cerco di entusiasmarmi all'idea di sistemarmi, di fare i miei affari e di far carriera, ma ciò non fa che aumentare il mio desiderio di migliorare. So perfettamente che quello che cerco potrò condividerlo con l'umanità. Ma come trovarlo? E dove? Non siete il solo insoddisfatto e annebbiato, figliolo. Tutto il mondo è irrequieto e insincero. Sarà sempre così, finché gli ideali degli uomini non saranno più elevati. Non può esserci vera felicità finché non sapremo trovarla in noi stessi. Lo so. È scritto che l'uomo saggio vive chiuso in sé, cioè in Dio e nel suo cuore. È la via della calma, della pazienza, della compassione, dell'altruismo e della pace eterna. Ma non è facile. No. La via della salvezza è difficile a percorrersi, così difficile come camminare sul filo di un rasoio. Solo questo sappiamo, ed è in tutte le religioni. In ognuno di noi c'è una scintilla della infinita bontà che ci ha creati, e nel lasciare la terra ci ricongiungiamo in essa, come la goccia che cade dal cielo si riunisce finalmente al mare che l'ha generata. Posso restare? Posso restare qui con voi? Certo che lo potete. La nostra vita è semplice. Abbiamo liberi. Parleremo insieme. Potete anche lavorare nei campi se vorrete. Noi indiani crediamo che tre strade portano a Dio. Una è il sentiero della fede e dell'adorazione. Una è il sentiero delle buone azioni fatte per amor di Dio, e la terza è quella che, attraverso il sapere, porta alla saggezza. Avete scelto la via del sapere, ma finirete col trovare, figliolo, che i tre sentieri non sono che uno. Un mio allievo vi indicherà dove dormirete. Siete venuto. Fatemi guardare. Sì, lo vedo. È vero. Mi è accaduto un fatto molto strano. Lo so. Dite. Era il momento che precede la fine della notte e l'inizio del giorno, quando l'intero mondo sembra tremare in attesa.
Gradualmente la luce prese a filtrare attraverso il buio, come una misteriosa figura che scivoli fra gli alberi. Vennero i primi raggi del sole, le montagne, i rami coperti di brina. Non avevo mai visto e sentito nulla di simile. Lo so, vengo qui spesso. Mi sentivo liberato dal corpo, quasi sospeso a mezz'aria. E tutto ciò che prima era stato confuso divenne chiaro per me. Intuì una conoscenza più che umana. Avevo spezzato le catene ed ero libero. Sapevo che se fosse durato ancora, ne sarei morto. Ma nonostante questo ero pronto a morire piuttosto che rinunziare. Perché in quel momento avevo la sensazione che tu e il Dio eravate uno. Sì. Sono certo che potrei star qui e non stancarmene. No, devi tornare. Ora sei pronto per tornare. Non è necessario lasciare il mondo, bensì vivere in esso e amare gli oggetti del mondo non solo per se stessi, ma per quel che c'è in essi di Dio. Tu devi stare con la tua gente. Sei uno dei pochi fortunati. È stato concesso di vedere l'infinita bellezza del mondo, che non è niente altro che un riflesso oscuro della bellezza di Dio. Quel senso di gioia, quella visione divina rimarranno fresche e vive in te fino all'ultimo tuo giorno.